Eccoci qua, buongiorno amici di Ciao Como, buongiorno con il nostro sempre interessante direi tour dell'Ario. Marta Miuzzo, Mondo Turistico, buongiorno. Oggi Buongiorno, dove ci hai portato di bello? Vediamo un lago veramente molto molto carino, molto bello. Adesso ve lo spieghiamo, ve lo facciamo vedere. Dove siamo? allora, qui siamo in un laghetto in mezzo alle montagne, come potete vedere. Siamo nella Val Menaggio. Davanti abbiamo il Galbiga Quello è come il Monte montagna, è il Galbiga, Monte esatto. Galbiga, e se riuscissimo a vedere in fondo, da qui Vediamo se si riesco. vedrebbero le grigne, ma è difficile, La vedo oggi dura. non è una Sì, giornata. non è una bellissima Però giornata. siamo qui nel paese di Carlazzo, Carlazzo Piano, ecco perché si chiama Lago di Questo è Piano. il famoso, insomma, lago di Piano, Piano. con una passeggiata bellissima Sì, che lo che costeggia. va praticamente tutto attorno. È una passeggiata non tutta, che è praticata dalle biciclette, ma Sì. è una Non bella, con i non i cavalli, cavalli, non con le non moto, le, non con, però con le con le bici biciclette e sì, a piedi, bici a piedi, e ecco, a vedete, piedi, quindi si può ecco. andare con le biciclette e a E a piedi. piedi. Ed è, come vedete da qui, una bella passeggiata. Ma qual è l'importanza di questo lago? Allora, il lago si è formato durante l'ultima deglaciazione, quando si è formato il lago di Como. E questa valle, che è più alta di 70 centimetri rispetto al lago di Como, è stata scavata proprio dal ghiacciaio Abduano, quello che ha formato il lago di Como, no? Che viene, per cui adesso abbiamo Ghiacciaio che ha l'Adda, scavato di fatto questo. ha preso una strana forma, perché quando è arrivato a Menaggio un braccio si è staccato ed è venuto verso questa zona ed ha creato il lago di Lugano. Il Ok. laghetto di Piano faceva parte del lago di Lugano fino a un certo periodo, poi i fiumi che scendono dalla Val Cavarnia e dal Monte Galbiga hanno portato a valle detriti, per cui alla fine il lago si è spezzato in due ed è rimasto questo laghetto Molto bello come ci scrivono i nostri bello, amici, eh? caratteristico. Riserva naturale. È una riserva naturale della regione Lombardia, che è curata dalla comunità montana, che una volta era comunità montana Alpine Pontine, adesso è Ceresio e Alto Lago Lario. E qui non lo vediamo tutto perché c'è una penisola qua davanti, Sì, è vero, c'è una ecco, penisoletta, che è vero. divide il lago in due parti, però il lago è 72 ettari, quindi è piccolino ed è circondato da canneti. Ecco. Adesso li vedi poco i canneti perché d'inverno li tagliano, perché se il canneto avanza troppo mangia Ah, il lago. viene effettivamente d'inverno, giusto, è vero, vedete, lo vedete, praticamente si intravede, insomma, il canneto è tagliato praticamente proprio perché viene appositamente tagliato. Tagliato per non distruggere il lago, altrimenti il canneto piano piano elimina l'acqua. E questo canneto è importantissimo perché è una riserva di aviofauna, di Dove? uccelli acquatici, perché fanno i nidi nel canneto, si riproducono, vivono nel E canneto. in Qui, effetti, vieni qua un e attimo, ce ne qua sono vicino parecchi. a me, cara Marta. Buongiorno a tutti, Agnese, e Clara, Emily, Luigi, Loretta, buongiorno ragazzi, Elena, Giuseppe. È uno spettacolo, è Quanta vero. gente. Tanta gente che ci sta guardando. Allora, ci Ecco, sono vedete. tanti svassi, sono poi quelle con sopra il becco bianco sono le gallinelle d'acqua, e poi ci sono i germani reali, maschi, che sono Questo i è più proprio, belli, questo è vero, femmine. esatto, perché è proprio una riserva naturale. Qui Sì. assolutamente, vedi, ce ne sono davvero tanti e come hai detto tu, il canneto è fondamentale, molto molto Certo. bello per capire quanto poi si possano È il riprodurre. santuario degli uccelli, Esatto. ma qui ce ne sono addirittura 140 di varietà di uccelli, perché è un luogo che viene utilizzato dagli uccelli che emigrano, e Ah. quindi in primavera e in autunno ce ne sono molti di più che vengono qui a riposare durante i loro lunghi viaggi.
Poi un ecco, c'è una nostra amica che dice Mercedes, che dice una bellissima passeggiata, sì, che la consiglia tutte le stagioni. sì. Devo dire che effettivamente questa è una zona, come dice Loretta, anche di grande relax, calma. La mia Porlezza, vicino alla mia Porlezza. Sì, siamo a 2 chilometri, sì, no, due, no, sì, 5, siamo diciamo, 5 sì. chilometri da Porlezza, siamo veramente attaccati. È un posto suggestivo, Patrizia, è molto bello, ripeto, riserva naturale, vedete tanti animali acquatici, come ha detto giustamente Marta. Che parte del lago è? Claudia, questo è il lago di Piano, riserva naturale della regione Lombardia, come ha detto Marta. Siamo tra Menaggio e Porlezza. Porlezza è qui poco più avanti di qui, sono 4-5 chilometri effettivamente. E invece per andare a Menaggio bisogna andando avanti, vedete, quella strada, quella strada che quella va. Quella strada che è ancora la vecchia regina. E la vecchia regina porta a Menaggio. Porta a Menaggio. Qui comune di Carlazzo. Qui è comune di Carlazzo. Invece vedi che c'è un paesotto abbastanza sì. grande. Ecco, su è Benelario. Ah, quindi quello è Benelario. Il lago confina anche con Benelario. Ma storicamente è stato un lago importantissimo perché prima di tutto all'inizio di questa penisola, da qui non si vede, ma c'è un posto che si chiama Castel San Pietro, che era un paese agricolo fortificato e soprattutto nel Medioevo, nel XII secolo, è stato un punto importante che ha difeso durante la guerra dei 10 anni il Comasco dai milanesi. E oltretutto questo lago ha un'importanza storica per un'altra ragione. Non è molto profondo, la profondità massima sono 13 metri, ma direi che di media sono 8 metri di profondità, quindi d'inverno gela completamente. Esatto, pochi giorni fa questo laghetto era gelato. Quest'anno non è ghiacciato. Sì, no, Loretta, infatti Loretta ci ha proprio anticipato. Qualche giorno fa era ghiacciato. Sì. Adesso le temperature, soprattutto pomeridiane, si sono leggermente alzate e quindi, come vedete, il ghiaccio è scomparso, però da poco, da pochissimo. Ecco, ma quest'anno non era un ghiaccio tanto forte, ma quando c'è un inverno io veramente... ricordo tanti anni fa che c'era qualche incosciente, perché tale è, che veniva qui a pattinare sul ghiaccio. Ma non sono incoscienti, quando il lago quando il lago ghiaccia fortemente, ma tu pensa in passato, veniva utilizzato d'inverno perché i carri trasportavano la legna dal promontorio qui a terra, quindi se ci passavano i carri incredibile, vabbè, quindi, carichi di legna. Oh, intanto guarda chi è venuto a salutarci. Sì. Un germano, un piccolo germano, è un piccolo germano. Ecco, Mimma, buongiorno anche a te, un saluto anche a Claudia, non lo conosceva, dice, e un saluto anche a Paolo, vieni a vederlo perché ne vale la pena, un saluto anche a Lori, c'è anche il metano lì sotto, non lo so. Cioè, forse, io non lo so, giusto, ma Lori? Comunque, vieni no, qua, non tanto. So. E comunque dicevo, quando in passato ghiacciava moltissimo, era un elemento importante per la vita di questi paesi, perché veniva tagliato il ghiaccio a grossi blocchi che venivano trasportati nelle neviere dei ristoranti. Nella giazzera. È la giazzera. Esatto. O delle grandi ville, per cui quando non c'erano i frigoriferi era il lago di Piano che manteneva durante l'estate la guardate temperatura quanti buona. Animali ci sono, perché proprio quanti perché germani. È venuto un po' qualcuno di... Sì, una mezz'oretta fa è venuto un signore a mettere il pane e quindi loro sono arrivati di gran volata. Tanti, tanti. Allora, vi abbiamo spiegato le caratteristiche, le particolarità. Allora, c'è uno airone cinerino. Dov'è l'airone? E quel puntino bianco che si vede. C'è anche, ci sono anche gli aironi. Ci sono anche gli aironi e ci sono tanti molto, cigni. Però molto bene. Sono un po' più avanti i cigni. Perfetto, allora e senti. Questo lago comunque può essere utilizzato in mille modi. Questa casetta, che è la casa della riserva, ecco, è il centro informazioni, ma organizzano tante attività. Per esempio quando i cervi sono in amore fanno perché in fondo al Monte Galbiga ci sono centinaia di cervi e allora ci sono le persone, le guardie ecologiche che portano a vedere questi cervi quando bramiscono. Ah,
Si possono anche fare assolutamente, sì, vedere. sì, Questa è una cosa certo. molto molto C'è un interessante. prato enorme. No, mi scrivono Giazzera. Io ho detto giusto, Giazzera. Giazzera è milanese, noi la chiamiamo Nevera. Ah, Nevera, vabbè. Perché oltre al ghiaccio menevamo anche la neve. Vabbè. Questa, ripeto, è la casetta appunto del Lago del Piano, e avete sentito quante curiosità legate anche al sì, mondo della natura. Sì. È un posto per da esempio, scoprire. A maggio e giugno, quando ci sono le lucciole, portano a vedere le lucciolate, e poi dentro c'è un piccolo museo di animali. Si può vedere? No, oggi è chiuso. No, no, non oggi, no, okay. D'estate sì, sì, ah, sì, okay. Si può vedere. Quindi, adesso un po' il Covid, un po' la stagione non è aperta, però si può venire in questa casetta anche a passare dei periodi di vacanza. Ci sono delle stanze, poche, un paio. Ah, questo non lo sapevo. Per esempio, questa, lo fanno gli studenti quando devono fare degli studi sulla flora, sulla fauna. Quindi è veramente qualcosa di interessante. È stata fatta appunto dalla comunità montana Alpi Le Pontine quando erano qua. Bene, allora, gli aironi cinerini sullo sfondo, i germani reali qui, tanti altri uccelli acquatici che nascono e si riproducono lì dove... Sì, e poi vivono praticamente sempre qui, e poi vedi che ci sono tante barche. È vero. Perché si può andare in barca, se tu vieni solamente d'estate, senza motore, perché è ovvio. Remo. Ah, si può andare con le barche sì, a remi? Sì, si possono anche noleggiare alla casetta, come si possono noleggiare le biciclette per fare il giro. Tante cose sì, abbiamo si detto. Si possono fare tantissime cose qui. Se tu vieni d'estate, questo lago sembra un laghetto canadese. Infatti c'è scritto, sembra la casetta in Canada, ci scrive la nostra amica. Anche il lago. Buongiorno, prende un Graziella colore molto bello. E Lori, ci sono anche le ninfe. Il pane fa male, lo so, Lori. L'hanno portato Tagheresun. Infatti qui davanti d'estate è pieno di ninfe, che non sono veramente nostra ninfee, amica Lori. Sono andiamo a chiudere qua, dai, vicino alla casetta della riserva. Qui siamo al Lago di Piano, comune di Carlazzo. Il nostro tour dell'aereo, Andrea ci dice, fate anche il tour dello stadio. Non c'entra nulla, ma no, giustamente lui dice no, perché vuole sollevare il problema attorno allo stadio Sinigaglia. Ovviamente noi stiamo facendo un'altra cosa, ma comunque vanno sempre bene anche i suggerimenti. Certo. Questa è la casetta, questa è la spiegazione, con tutte le info. Lago di Piano, davvero... un gioiello che oggi, grazie alla nostra Marta, guarda, andiamo qua, va, chiudiamo da qua. Ecco, qui possono fare anche picnic, per ecco, esempio. Picnic, esatto. Adesso però bisogna stare attenti perché non c'è il parapetto, okay. Ma c'era qui l'ingegnere una mezz'oretta fa che stava prendendo le misure per sistemare. È vero, bisogna sistemarlo, sì, effettivamente sì. Però naturalmente siamo in zona umida e quindi che si rovina spettacolo, facilmente. Come ci scrive anche Graziella. Ecco, vedi il grignone, da qui lo vedi. Bene, si vede anche lì la con grigna. La neve, la grigna bello, bello davvero il nostro tour dell'aereo di oggi. Marta ci ha fatto scoprire un posto dove, cari amici, voi potete... Ecco, bellissimo, Mimma. Sì, sì, è veramente un posto perché? Di relax. Come hai detto? Di movimento. Passeggiate a piedi, in bicicletta, e la barca. Storicamente, vedi per esempio quella casa là è un vecchio mulino. Ah. Poi c'è anche lì vicino, non si vede qui un... Si può pescare? Si può pescare, si può anche ci pescare, sono ci varietà chiedono. Di pesci, naturalmente si deve avere la licenza, c'è un controllo di quali pesci si possono pescare, Luigi, si può anche pescare. Si può pescare, sì, sì. Ci sì. sono tanti uccelli anche che si riproducono. Quelli anche... E poi ci sono anche tanti animali, per esempio nell'altra sponda ci sono volpi, tassi, cervi. Scoiattoli, cervi, adesso purtroppo ci sono anche tanti cinghiali che non sono proprio l'ideale, ma insomma c'è bello. Una varietà dal punto di vista biologico notevole, per questo vengono spesso gli studenti a fare delle tesi su questi argomenti. Immagino, e si immagino. Fermano qua. Bellissimo in autunno con i colori del canneto. Ah, direi sì, di sì, Lori. Lori sì. Direi, beh, anche adesso però, dai, anche l'inverno tutto sommato il suo sì, fascino ce l'ha. Ha un fascino romantico. Sì. Un fascino romantico. Ci sono le barche che vi aspettano, ci sono i tavoli per il picnic, c'è soprattutto questo meraviglioso gioiello che la nostra Marta oggi ci ha fatto conoscere, che è il Lago di Piano, Carlazzo.
Grazie Marta. Ma Come sempre le tue spiegazioni. è un Le tue piacere. spiegazioni sono piaciute tante. Quanto è lunga, ci chiede Claudia, la passeggiata? E la passeggiata saranno in totale un 6 chilometri, Beh, Marta, 5-6 chilometri, Claudia, perché è perché lungo, non ecco, sembra, ma. l'unica cosa, anche il sentiero dall'altra parte, bisogna stare un po' attenti perché non è Io lo consiglierei, proprio. Claudia, quindi se vuoi venire, ecco, attenzione, ve lo ricordo, l'ultima cosa che vi dico, attenzione, se venite in questo periodo per venire al Lago di Piano, dovete passare dalla Val d'Intelvi Eh perché sì, è chiusa la regina, quindi certo. bisogna andare ad Argegno, salire a San Fedele, scendere passando da Claino Conosteno, che vi consiglio di vedere perché è meraviglioso, magari ci andiamo a farlo Certo, vedere, sì. Siete e poi arrivate a Porlezza, e da Porlezza un attimo, siete siete qua. qui. Ecco, un'altra Bene, cosa dice, che c'è domenica su. vengo a farla. Ah, brava Brava, Claudia, brava, brava brava. Claudia, brava. E Poi mi facci un'altra sapere. cosa che si può fare qua, soprattutto d'estate, campeggi. In fondo, Ah! sulla sinistra, c'è un'area campeggi molto bella, E poi ce ne sono come ce tanti n'è a Porlezza. un'altra C'è più avanti, sì, anche la ecco. pista ciclabile, Graziella? Yes, Sì, assolutamente sì, certo. c'è la pista ciclabile, quindi si può andare proprio a piedi e in bici costeggiandolo, quindi pista Sì. ciclabile o a piedi. Grazie a tutti. Marta, grazie. No, ma grazie a voi, io Che sono sempre gioiello, ma felice che di bel farvi gioiello! vedere delle cose che noi possediamo e molti non conoscono. Ecco, Per esempio, io vengo qui spesso col cane, vedi, portano certo, spesso con il il cagnolino, canestrino al passo, ecco, esatto. e i cani sono contentissimi perché vedono tanti animali, Eh cioè beh, non bisogna lasciarli no, andare perché esatto. loro andrebbero Allora, è dritti. anche accessibile, ci chiede Massimo, con la sedia a rotelle? Sì, Sì, non perfetto. completamente, Però non di là, è una però parte con la sedia a rotelle, sì, sì, direi, eh. da qui anche andando Sì, direi verso di sì, Massimo, Porlezza Massimo, si può, direi di sì. ma la parte più bella è dalla casetta andando Andando, sì, verso comunque, Menaggio, no, è diciamo come accessibile direzione, ed assolutamente, è perfetta anche con per disabilità si può andare senza sì. problemi. Sì, l'unica cosa, non bisogna andare sotto il Monte Galbiga, ecco, perché lì il No, sentiero beh, ma è io direi la prima impervio, parte. però è una bella Oh, anche ci sono passeggiata. anche Paolo che dice: bellissimo questo lago, l'ho visto. Quanti ricordi, visitarlo in barca è stupendo. Ah, sì, E in allora, barca è Paolo e favoloso. Claudia, che ci ha scritto prima, allora venite pure in barca o a piedi. È un Ecco, in bellissimo. questa stagione in barca, essendo chiusa la Ah, sì, casetta, no, non le in possono barca no adesso, noleggiare. ma Però d'estate o se in ce l'hanno primavera. loro la barca la possono lasciare Non ha qui, motore, non ha ovviamente. motore, Va certo. bene, bello, è piaciuto a tanti. Ciao anche a Lori, Massimo, buongiorno a Clara, c'è anche la pista ciclabile, Graziella, sì, ti abbiamo risposto. 6 km circa, divertitevi qui al Lago di Piano. Bellissimo. Bene, Ciao Clara, allora ciao Marta. Fateci buona passeggiata quando verrete sapere. ecco, sì. Bellissimo anche, dice Chiara, è veramente stupendo. Incastonato tra il Galbiga e la zona di Porlezza è il Lago di Piano, Piano. gioiello comasco. Ciao a tutti!